SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Giulio Lolli, l'ex patron della Rimini Yacht, è stato condannato all'ergastolo in Libia con le accuse di terrorismo e fiancheggiamento degli estremisti separatisti. La sentenza della Corte Penale di Tripoli. L'avvocato difensore Petroncini auspica che il suo cliente possa al più presto rientrare in Italia. È ripreso dopo la pausa estiva il processo Cavallini a Bologna sulla strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria. Sono stati nuovamente ascoltati i consulenti esplosivisti, ma il collegio di parte civile ha depositato anche una memoria difensiva. AUSL Romagna ha sanzionato 5 hotel a Rimini dove ha riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie. A seguito poi di controlli incrociati è risultato che le stesse strutture non erano in regola con il fisco, tanto da finire nelle cosiddette blacklist. Numerosi interventi anche per l'ispettorato del lavoro. Taglio del nastro a Bologna per l'edizione 2019 del Cersaia, il grande evento dedicato alla ceramica. Presenti il presidente di Confindustria Boccia e il ministro Spadafora. Confcooperative Ravenna Rimini ha presentato a Milano Marittima il suo primo bilancio dopo la fusione e sono numeri positivi. A Cesena intanto la cooperativa CINS ha festeggiato il suo 45esimo anniversario. E infine lo sport, il calcio, il Rimini continua ad avere un conto aperto con la mala sorte e gli arbitri. A dare voce all'inquietudine biancorossa ci ha pensato mister Cioffi, che si è lamentato per gli errori commessi in occasione delle reti realizzate dal Carpi. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Ludovico Luongo. A tutti voi ancora una volta buonasera dalla nostra redazione. Un nuovo telegiornale in primo piano, le vicende di Giulio Lolli, terrorismo e fiancheggiamento degli estremismi separatisti. Queste le accuse che lo hanno portato alla condanna all'ergastolo a Tripoli. Giulio Lolli, l'ex patron della società Rimini Yacht, definito anche il pirata delle truffe, è stato condannato all'ergastolo in Libia per terrorismo e fiancheggiamento del gruppo estremista separatista. La sentenza, come riportato dalla stampa locale, è della Corte Penale di Tripoli. L'imprenditore originario di Bertinoro, nel Forlivese, era finito nei guai per le doppie vendite di yacht di lusso a facoltosi clienti in tutta Italia con una rete di showroom da Bologna a Rimini. La società poi fallì con un buco milionario e Lolli nel 2010 fuggì, rimanendo a lungo latitante. Finito al centro di vari processi a Rimini, dopo una lunga indagine coordinata dal PM Davide Ercolani, ricevette le accuse di associazione per delinquere, truffa, falso e appropriazione indebita. Il giudizio era stato sospeso perché Lolli era detenuto in Libia, dove venne arrestato nell'ottobre del 2017 ed era stato formalmente accusato dalle autorità libiche di terrorismo nel luglio del 2018. Lolli era stato soprannominato il pirata anche per la sua rocambolesca fuga a bordo di uno yacht attraverso il Mediterraneo verso le coste del Nord Africa. Speriamo che la Libia si determini a consegnare Lolli all'Italia, dove ha ricevuto un'unica condanna, un patteggiamento a Bologna. Speriamo che sia possibile che possa rientrare quanto prima, lo ha detto all'ANSA l'avvocato Antonio Petroncini, difensore italiano dell'imprenditore degli yacht condannato all'ergastolo nel paese nordafricano. Non è facile avere informazioni precise su quello che succede là, aggiunge il legale interpellato sulle accuse di cui ha risposto Lolli in Libia. Restiamo sul nostro portale tr24.it, un'altra vicenda di cronaca, un allevatore di 73 anni è morto sabato sera a Nova Feltria nel Riminese, incornato da un toro che si trovava libero nella sua stalla. La vittima si chiamava Giancarlo Berardi e insieme al fratello gestiva una piccola azienda agricola nella frazione di Torricella.
La tragedia, in base a quanto riportato quest'oggi, è avvenuta dopo cena, quando l'uomo è uscito di casa per andare a dare da mangiare agli animali. Non vedendolo rientrare, il fratello lo ha cercato a lungo in campagna fino a trovarlo a notte fonda nella stalla, riverso a terra, in una pozza di sangue. Quando il medico del 118 è giunto sul posto, l'uomo era già deceduto. In base alla ricostruzione dei carabinieri, le corna dell'animale avrebbero reciso un'arteria femorale dell'allevatore. Ed è ripreso questa mattina in tribunale a Bologna il processo Cavallini sulla strage alla stazione del 2 agosto del 1980. Sono stati nuovamente ascoltati i consulenti esplosivisti, ma il collegio di parte civile ha depositato anche una memoria difensiva di cui abbiamo parlato con l'avvocato Andrea Speranzoni, ma vediamo tutto in questo servizio. Dopo la pausa estiva, il processo che vede l'ex NAR Gilberto Cavallini, imputato per concorso nella strage alla stazione di Bologna, riprende da dove si era fermato. Dai consulenti esplosivisti Danilo Coppe e Adolfo Gregori e dal loro contraddittorio con difesa e parti civili, il cui collegio però ha anche depositato una memoria difensiva con allegazioni documentali ritenute rilevanti. Sono atte a dimostrare il rapporto fra Sergio Picciafuoco, pur assolto in via definitiva ma presente alla stazione di Bologna il 2 agosto 80, perché ricordiamolo rimase anche ferito, e l'attuale imputato Gilberto Cavallini. Questa documentazione è idonea a comprovare sostanzialmente che il documento falso a nome Vailati di Picciafuoco è un documento che proviene da uno stock di documenti fornito da un certo Guelfo Osmani, collaboratore del SISMI, prima del SID, che ebbe modo di consegnare questo stock di documenti a personale del SISMI. Nell'udienza si è parlato anche di Paolo Bellini, il cui proscioglimento relativo ai fatti del 2 agosto 1980 e disposto nei primi anni 90 è stato recentemente revocato. Nell'agenda di Cavallini figura il nome Giorgio Bellini, quindi un nome di battesimo diverso, ma a fianco a quel nome, a quel cognome, c'è scritto tentato omicidio Reggio Emilia, ottobre 81. Con un documento del casellario giudiziale di Paolo Bellini abbiamo dimostrato che la prima condanna definitiva da lui subita fu nell'ottobre dell'81 per un fatto avvenuto a Reggio Emilia nel 1976. E l'avvocato Speranzoni è tornato anche sulla notizia emersa quest'estate, la presenza di due DNA distinti appartenenti a due soggetti di sesso femminile sui resti riesumati di una delle vittime della strage, Maria Fresu. Che non è stato ancora fatto l'esame comparativo fra i resti estumulati e il DNA del fratello e della sorella della Fresu. La perita del Tribunale ha chiesto una proroga di 30 giorni, che scadrà, se ricordo bene, il 20 ottobre prossimo per depositare l'elaborato, quindi non sappiamo ancora in realtà l'esito di questo esame. Grazie alle ricognizioni aeree, il reparto operativo aeronavale di Rimini delle Fiamme Gialle ha individuato una piantagione di cannabis occultata nella fitta vegetazione boschiva nel territorio comunale di Gemmano, nel riminese. Stiamo vedendo alcune immagini. L'appezzamento di terreno è stato individuato dai finanzieri a terra, a margine del demanio fluviale, utilizzato per la coltivazione di cannabis indica. In totale sono state 85 le piante rinvenute, di altezza compresa tra i 70 e i 150 cm, tutte in una fase di maturazione vegetativa prossima alla raccolta e lavorazione. Il terreno era provvisto di impianto elettrico alimentato da un generatore, da un impianto di irrigazione e attrezzatura varia per la coltivazione delle piante, tra cui motozap ed attrezzi vari per la cura del campo. E ora andiamo a Rimini, dove numerosi hotel sono stati sanzionati per carenze igienico-sanitarie, ma non solo questo. Non solo gravi lacune nel pagamento dei tributi locali, ma anche irregolarità sotto il profilo dell'igiene e del lavoro. Prosegue la battaglia del comune di Rimini contro gli evasori sistematici, in particolare albergatori finiti nella blacklist dell'ufficio tributi e per questo oggetto di controlli più serrati anche su altri fronti. Nelle scorse settimane l'ASL ha passato in rassegna 18 di questi grandi evasori della ricettività. Muffe nelle stanze, materassi macchiati, dispense non pulite è la situazione che ci si è trovati di fronte in 5 hotel al termine di un'estate dove ha fatto molto discutere il caso dei 3 stelle della zona nord esclusi da questi controlli, sanzionati con 9.000 euro per la mancanza di decoro che ha indignato alcuni turisti. Episodi che hanno risollevato il tema su quanti degli oltre 2.000 alberghi riminesi abbiano bisogno di elevare il proprio standard a livelli internazionali. Negli ultimi giorni
si è dato da fare anche l'ispettorato del lavoro, che ha fatto tappa in 11 strutture, evidenziando in 3 casi la presenza di dipendenti non in regola, senza giorno di riposo o che lavoravano di più rispetto all'orario previsto, magari pagati in contanti per non rendere tracciabili i versamenti. L'assessorato al bilancio ha fatto sapere che, nei casi più gravi, si procederà con la sospensione o la revoca della licenza. Questa strategia, detta di Tax Force, è andata ad integrare quella di Tax Compliance, che negli ultimi 2 anni ha permesso al comune di Rimini di recuperare 22 milioni di euro di tari non corrisposta, oltre a 28 milioni di IMU. Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha incontrato oggi pomeriggio il presidente della Corte d'Appello di Bologna, Giuseppe Colonna, al quale ha proposto di tenere le prossime elezioni regionali domenica 26 gennaio 2020, lo ha comunicato l'ente in una nota. Il presidente Colonna ha convenuto sulla proposta che, nel rispetto dei tempi fissati dalle leggi, muove dalla necessità di consentire alla Regione di predisporre e approvare la legge di bilancio 2020-2022, assicurando in tal modo la piena funzionalità dell'ente ed evitando l'esercizio provvisorio che al contrario ne limiterebbe l'operatività anche rispetto alle misure rivolte alla società regionale. Il decreto per la convocazione dei comizi elettorali sarà emanato successivamente, così come previsto dalle norme. Non è mancata la replica di Lucia Borgonzoni, candidata in pectore della Lega a presidente della Regione Emilia-Romagna. Vi leggo un passaggio: anche in Emilia-Romagna purtroppo i giochi di palazzo hanno la precedenza rispetto agli interessi dei cittadini. Altro che legge di bilancio, quella di Bonaccini è solo una scusa da parte sua e dalla sinistra, nessun rispetto per gli elettori tenuti in ostaggio per fare inciuci. Queste le parole dell'ex sottosegretario e ora candidata in pectore alla Regione Emilia-Romagna. A Cesena si continua a parlare purtroppo del caso dell'adolescente che, dopo un litigio con i genitori, si è gettata sotto un treno. Sulla vicenda è stata fatta piena luce, rimangono però alcuni interrogativi sul suo gesto. Intanto le statistiche parlano di casi di suicidio in aumento tra i giovani. È uscita di casa alle 4 di notte dopo un diverbio coi genitori che l'avevano rimproverata per essere tornata tardi dopo una serata passata con gli amici. Si è recata al parco del quartiere Novello, l'ha attraversata e da lì ha raggiunto i binari della ferrovia. Ha aspettato il primo treno e si è buttata sotto. Poco lontano da lei gli investigatori hanno ritrovato il cellulare nel quale si leggevano gli ultimi messaggi dei familiari che, preoccupatissimi, le chiedevano di tornare a casa. Un gesto apparentemente inspiegabile, quello di una tredicenne di Cesena, così come sembra inspiegabile un altro suicidio avvenuto praticamente in contemporanea all'ospedale Bufalini venerdì notte, quando uno studente universitario si è lanciato nel vuoto. In questi casi si parla spesso di una causa scatenante, un brutto voto a scuola, un litigio coi genitori o addirittura la propria squadra di calcio che perde. Problemi all'apparenza insignificanti, ma che possono nascondere un grande malessere. Diventa insormontabile perché non ci sono strumenti adeguati per affrontare le varie montagne della realtà. E le montagne sono alte a seconda della mia capacità di scalarle o meno. Malessere che sempre più spesso sfocia in un disturbo del comportamento, che si manifesta quindi non a livello mentale ma con un'azione vera e propria, spesso violenta, come può essere un'aggressione, in questi casi un suicidio. Gli adolescenti di adesso sono più esposti a questo genere di rischi rispetto a quelli di un po' di anni fa? Allora, dato che il numero dei suicidi è percentualmente in aumento, evidentemente qualcosa sta cambiando. Prima di arrivare a questi tracolli c'è proprio un lungo attraversamento, una lunga marcia nel deserto della solitudine affettiva, della solitudine relazionale, ma relazionale vera intendo dire, non quella del trovarsi, che so, nel pub a saltare, a bere aperitivi o in discoteca ad assordarsi, no? A Bologna apre i battenti l'edizione 2019 della grande kermesse dedicata alla ceramica, la nostra inviata. A Bologna, presso il Palazzo dei Congressi, si è tenuto il convegno inaugurale di Cersaia 2019, punto di riferimento internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno. Presentate le ultime novità e le iniziative volte ad offrire opportunità di contatto, aggiornamento e crescita ai migliaia di rivenditori ed espositori che ogni anno partecipano alla fiera, giunta quest'anno alla sua edizione numero 37. Credo che questo sia un comparto che ha fatto dell'innovazione e dello sfruttare impresa 4.0 nel modo migliore possibile, uno dei fiori all'occhiello della manufatturiera italiana. Il Made in Italy è un marchio che ha bisogno di supporto e noi daremo tutto il supporto possibile perché il comparto export sia ancora più forte di prima
dobbiamo fare ancora di più e far capire che il Ministero che ho l'onore di guidare, ma in generale il Governo, è a fianco degli imprenditori che vogliono fare innovazione, che vogliono fare sostenibilità ambientale, che vogliono fare sostenibilità economica e sociale. 5 miliardi e 700 milioni di vendite, dei quali 85% sono in export. È da un lato una cosa molto positiva, perché vuol dire che siamo molto competitivi ancora sui mercati internazionali, che facciamo ancora i prodotti più belli, più innovativi. Dall'altro c'è un neo, che è quello del mercato interno, che ci dice che abbiamo un mercato interno ancora troppo debole, un'edilizia troppo bloccata. A Milano Marittima è stato presentato il primo bilancio di sostenibilità di Confcooperative Ravenna Rimini dopo la fusione. 385 cooperative associate, 123.548 soci, 15.242 occupati e oltre 2,7 miliardi di euro di fatturato. Sono questi i numeri rappresentati da Confcooperative Ravenna Rimini, che nel corso dell'assemblea annuale ha presentato il primo bilancio di sostenibilità. Inizialmente le paure erano tante, dopo un anno di attività possiamo dire che lavorare insieme è veramente un successo. Abbiamo consolidato la nostra fusione, abbiamo fatto la fusione dei due centri servizi, abbiamo già riorganizzato tutti i settori, i più importanti, molto importanti sul nostro territorio: l'agroalimentare, la pesca, la produzione, lavoro, servizi e l'abitazione, il sociale, la sanità. Stiamo organizzando il settore importantissimo del turismo, cultura e sport. Abbiamo un importante centro servizi, adesso strutturato, uno dei più grandi, abbiamo un importante centro assicurativo per i servizi assicurativi a tutte le nostre associate. Abbiamo promosso, abbiamo fatto in un anno tantissimi incontri, assemblee nei comuni dell'entroterra con i cittadini per promuovere le cooperative di comunità. Negli anni della crisi, che ha colpito durissimo anche la nostra regione, io divenni presidente 4 anni e mezzo fa, la disoccupazione era al 9%. E dopo 9 anni, pochi giorni fa, sono usciti i dati, nel primo semestre è scesa di nuovo sotto il 5%. Mi ha fatto un grandissimo lavoro tutti insieme col patto per il lavoro che la cooperazione ha voluto sottoscrivere 4 anni fa. Ma dicevo, nell'attraversare la crisi il mondo cooperativo è quello che più ha aumentato le imprese e i posti di lavoro nonostante tutto. E c'è una cooperativa, la CIS di Cesena, che compie 45 anni. La cooperativa sociale CILS nasce a Cesena nel 1974 ed è oggi un punto di riferimento per l'inserimento lavorativo dei disabili. In occasione del 45esimo anniversario della cooperativa, un grande evento per l'inaugurazione del parco del centro residenziale, che si presenta completamente rinnovato e riqualificato e che è stato intitolato ad uno storico presidente CILS, Gigi Degli Angeli, scomparso da qualche anno. L'inaugurazione del parco avviene anche in concomitanza con i festeggiamenti del 30esimo anniversario del centro riabilitativo stesso, intitolato a Fabio Abbondanza, anch'esso storico presidente CILS. Una giornata molto speciale. Intanto partiamo dall'inaugurazione del parco Gigi Degli Angeli, anche una riqualificazione di questo luogo. Sì, oggi festeggiamo in quest'anno il 30esimo della comunità Fabio Abbondanza e anche del parco. E quindi aveva necessità di essere strutturato per renderlo più accessibile alle carrozzine, alle persone con difficoltà di deambulazione. Quindi la cooperativa ha deciso di fare questo investimento e di intitolarlo a Gigi Degli Angeli, che è scomparso poco tempo fa, che per 30 anni è stato un consigliere d'amministrazione della cooperativa e per 10 di questi 30 anni è stato anche presidente. 45 anni di cooperativa CILS, anche un traguardo veramente importante. Questo è un altro anno, un altro anniversario importante. 45 anni, la cooperativa è nata da una scommessa e da una sfida. La sfida era quella di contrapporre alla cultura dell'assistenzialismo la cultura della piena integrazione delle persone con disabilità. E la scommessa era quella di dimostrare che in ogni persona ci sono delle risorse, anche se nascoste. E questi talenti nascosti hanno dato vita ad una impresa che occupa 430 lavoratori, 80 persone con disabilità complessa e altri 80-90 persone invalide. Riccione. I carabinieri hanno arrestato una coppia di coniugi di origine romena sorpresi all'interno della ditta petrolchimica SPA. Dopo aver oscurato le telecamere del circuito di videosorveglianza, stavano rubando gasolio da una cisterna utilizzando una pompa elettrica. La refurtiva, quantificata in un valore di circa 350 euro, è stata restituita ai legittimi proprietari.
Ravenna. Un anziano è stato rapinato questa mattina mentre si recava nel suo orto presso Canale Molinetto. L'uomo è stato aggredito da un individuo che, armato di coltello, si è fatto consegnare il portafogli per poi darsi alla fuga. Sul caso indagano i carabinieri. Rimini. È stato individuato e arrestato nella stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova un marocchino di 30 anni, destinatario di un ordine di aggravamento di misura cautelare emesso dall'autorità giudiziaria. L'uomo, nonostante un divieto di dimora nella città romagnola spiccato per altre vicende, lo scorso 6 settembre vi era stato fermato per spaccio. Forlì. È di 3 persone denunciate a piede libero e di altre 7 fermate il bilancio della compagnia dei carabinieri di Meldola, impegnata nei controlli stradali del fine settimana per quanto riguarda il traffico di stupefacenti. A questo si aggiunge il sequestro di 10 grammi di marijuana e di 1 grammo di cocaina. E ora sentiamo tutte le ultime dallo sport. Grazie Ludovico e bentrovati su TR24 Sport. Il Rimini continua a sentirsi penalizzato dalle decisioni prese nei suoi confronti dagli arbitri. Il malcontento dei biancorossi si è propagato dopo la partita persa a Carpi, con gli emiliani che hanno ribaltato la rete iniziale di Silvestro con 2 reti molto discusse. Sentiamo. Io sono contento e soddisfatto della squadra perché siamo venuti qui a giocare con... senza rimori remore, perché con una squadra che fino adesso ha fatto grandissime prestazioni contro blasoni come Vicenza, come Padova stesso, ha fatto 4 gol al Cesena, quindi l'organico del Carpi è un organico importante. Noi siamo venuti qua, abbiamo fatto la nostra partita, solo che poi alla fine credo che 2 episodi ci hanno un po' destabilizzato, ci hanno un po' innervosito, e quindi poi non siamo riusciti a continuare su quel tipo di discorso. Non è un alibi, però la realtà è questa. Io credo che oggi abbiamo fatto giocare poco il Carpi, una squadra che ha sempre giocato e ha sempre messo in difficoltà tutti gli avversari. Io quando ho visto il Carpi lanciare lungo e mettere la palla pure in tribuna, vuol dire che noi abbiamo fatto un'ottima partita. Questa parla dei 2 episodi, parla dei 2 gol, quali sono le 2 certo, proteste? Certo, il primo è un fallo di mano netto che se l'ha portata avanti e ha calciato, il secondo lo devo rivedere perché secondo me è almeno 2 metri in fuorigioco. Quindi va bene così, ormai è una consuetudine, noi ci teniamo in nostro, non deve essere un alibi perché vuol dire che se abbiamo perso qualche errore abbiamo commesso. Bravo il Carpi, perché poi alla fine chi vince ha sempre ragione. Ritrova vigore intanto il Ravenna tra le mura amiche. Nel giro di una settimana la squadra di mister Foschi conquista 6 punti nelle gare disputate contro Vispesaro e Imolese, mentre i rossoblù si ritrovano all'ultimo posto in Serie C. Capitalizzata praticamente da parte del Ravenna queste 2 partite in casa, 6 punti ottenuti. È un bel risultato. Abbiamo fatto un buon risultato, nel senso che oggi abbiamo fatto un po' fatica rispetto alla settimana scorsa, abbiamo fatto più fatica. Abbiamo sofferto un po', anche se avevamo concesso un tiro da fuori area, abbiamo preso la traversa, però ci avevano messo in grande difficoltà sul palleggio. Avevamo delle difficoltà, ma soprattutto non tanto per come l'avevamo preparata, che facevamo le cose giuste, però conquistavamo palla e perdevamo palla immediatamente. Abbiamo commesso veramente tanti errori. Oggi le nostre difficoltà sono nate proprio dai nostri errori. Una sconfitta che sicuramente non accontenta la prestazione della squadra. Sì, sicuramente siamo un po' delusi, un po' dispiaciuti. Credo che tutto quello che oggi non era nelle nostre facoltà di controllare è andato storto. Rimane rammarico per tanti episodi, però andiamo avanti e sicuramente attraverso prestazioni come queste avremo la nostra soddisfazione. E intanto ancora una volta Giacomo Zecca è stato il grande protagonista della sfida che il Cesena ha pareggiato col Piacenza. L'attaccante bianconero ha firmato la rete dell'1-1, mentre intanto Cioffi pensa alla sfida di mercoledì a Padova. Sentiamo. Un altro gol pesantissimo, ormai ti sei abituato? Sì, mi sono abituato, ma non c'è mai da abituarsi perché io voglio farne tanti di gol, soprattutto con dei tifosi così. E peccato perché abbiamo avuto anche altre occasioni, soprattutto io nel primo tempo, una palla di De Feudis e anche una palla di Sarau,
e poi nel secondo tempo anche il tiro verso la fine che è uscito veramente di pochissimo. Mi sono sinceramente dispiaciuto perché nel secondo tempo avevamo avuto anche le occasioni per fare il 2-1. Però dai, non è un pareggio da buttare perché abbiamo avuto una grande reazione, quindi vabbè, speriamo di continuare così anche mercoledì a Padova. 7 punti nelle prime 5 partite, un bilancio che vi soddisfa? Sì, però penso, riguardando, non dico Mari Carpi, ma con la Vispesola, che dai, sono stati 3 minuti, abbiamo preso 2 gol, abbiamo buttato punti lì, magari potevamo avere qualcosa in più. Ecco, adesso il Padova, insomma, 3 partite in 8 giorni, sarà dura anche mercoledì. Sì, sappiamo che è una squadra fortissima, ma noi non abbiamo paura di nessuno, perché sappiamo come giochiamo e i nostri mezzi. Quindi sarà una partita difficile, ma che ce la giocheremo tranquillamente. È tutto allora per quanto riguarda il nostro TG Sport. Vi ringrazio per la cortese attenzione. Arrivederci. Grazie al nostro Andrea Zanzi, ora è il momento delle previsioni del tempo. Buonasera a tutti i telespettatori di Tele24 e Teleromagna, da Andrea Raggini. Dopo la perturbazione che tra ieri e oggi ha dispensato rovesci e locali temporali, la situazione meteorologica torna a migliorare e la giornata di martedì 24 settembre rappresenterà un momento di pausa. Infatti la giornata sarà contraddistinta da un tempo prettamente stabile, per lo più soleggiato. La giornata di martedì inizierà con cieli per lo più poco nuvolosi. Maggiore nuvolosità potrebbe interessare nella prima parte della mattinata ferrarese, riviera romagnola e appennino romagnolo. Tuttavia nel pomeriggio il sole sarà ben presente su tutto il nostro territorio regionale. Le temperature minime saranno in calo e comprese tra 11 e più 16 gradi, valori massimi invece in aumento compresi tra 20 e 26 gradi. La ventilazione risulterà per lo più debole, con qualche raffica moderata solamente al mattino da nord-ovest. Sulle parti orientali della regione il mare risulterà quasi calmo. Per questo appuntamento è tutto, auguro a tutti voi una buona serata. Oggi è lunedì, quindi è una serata sportiva su Teleromagna Canale 14. Luca Alberto Montanari, buonasera. Di cosa parlerete questa sera, pianeta? Buonasera Ludovico, buonasera. Lunedì triste perché ovviamente partiremo dalla scomparsa di Walter Nicoletti, ex dimenticato, ex allenatore del Cesena, ma non solo, romagnolo doc, nato a Sant'Arcangelo, ha lavorato da queste parti per tanti, tantissimi anni. Insomma, la notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire di questa mattina. Partiremo da lui, ma ovviamente andremo ad analizzare il primo pareggio stagionale del Cesena contro il Piacenza ottenuto ieri. Siamo quasi in pratica alla vigilia anche del turno infrasettimanale, dopo domani, come abbiamo sentito nel TG Sportivo con Andrea Zanzi. Insomma, andremo a sentire anche, a capire un po' la forza dell'avversario del Cesena mercoledì. Parla la classifica, che il Cesena a Leogane affronterà il Padova, primo della classe. Insomma, tanti temi con il presidente Corrado Augusto Battagnani. Senti, qual è l'umore dei tifosi in questo periodo, queste prime settimane? Ma io credo ci sia una moderata soddisfazione, perché viste le prime 5 giornate la classifica credo possa sorridere soprattutto alle ambizioni e agli obiettivi che si è data la società. È chiaro, manca qualche punto pensando soprattutto alla partita casalinga, la seconda giornata contro la Vispesa, ma direi che siamo in linea con le aspettative. È chiaro che adesso c'è un altro tour de force micidiale, perché le prossime due trasferte mercoledì a Padova e poi tra 2 lunedì sul campo del Vicenza, insomma due delle grandi favorite. Bene, grazie Luca Alberto Montanari, ti seguiremo. Appuntamento questa sera su Teleromagna Canale 14 in prima serata con Pianeta Bianconero. È tutto per questo telegiornale, grazie per essere stati con noi. Informazioni come sempre torno domani mattina a partire dalle ore 7. A voi tutti una buona serata. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.
SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.